Ciao a tutti e bentornati da Bear Strong. In questo video vi parlerò della seconda stagione di The Witcher, serie che io ho già apprezzato con la sua prima stagione ispirata ai romanzi e anche però agli omonimi videogiochi che hanno reso i romanzi stessi molto più famosi, perché i videogiochi sono entrati nell'immaginario collettivo di chi ama il fantasy. Questa serie, come vi dicevo, con la prima stagione mi aveva colpito per la sua resa tecnica. Per essere una prima stagione era stato fatto un bel lavoro anche come caratterizzazione dei personaggi. Mi ha colpito anche l'interpretazione di Henry Cavill nei panni di Geralt, lui che a quanto pare è un fan sfegatato dei videogiochi e anche dei libri. Quindi questa seconda stagione l'attendevo molto, è già uscita da diverso tempo su Netflix. Prima di iniziare mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, condividete sui vari social e seguitemi sulle mie pagine Instagram e Facebook, link giù in descrizione. Detto ciò, possiamo partire con la mia recensione della seconda stagione di The Witcher. È grosso modo lo stesso. Abbiamo una new entry rilevante più che altro per il ruolo del personaggio, ovvero Kim Bodnia, che interpreterà Vesemir, il mentore di Geralt, ruolo molto importante anche nella saga videoludica come nei romanzi. E se siete interessati, su Netflix sempre abbiamo un film d'animazione che ripercorre proprio le origini di Vesemir. È un film d'animazione che si chiama, se non erro, The Witcher, The Nightmare of the Wolf. Metterò la locandina qui. Quindi, se siete interessati, andatelo a vedere perché io sinceramente ho notato più di qualche riferimento a questo film animato. Secondo me, se volete approfondire il mondo di The Witcher, va visto. Andando a questa seconda stagione, inizia da dove si era interrotta la prima. Quindi abbiamo finalmente Geralt e Ciri insieme, ma non sappiamo che fine ha fatto Yennefer, perché dopo la grandissima magia che ha messo in scena sul finale della precedente stagione, non sappiamo che fine ha fatto, se è fuggita, se è morta. Naturalmente lo scopriremo durante questa seconda stagione. Siamo anche curiosi di scoprire il rapporto tra Ciri e Geralt, che dovrebbe essere al centro di tutta la serie. Quindi, questo è grosso modo la storia di partenza della seconda stagione di The Witcher. Abbiamo dei personaggi che magari si vedono di più rispetto alla prima stagione, hanno un'evoluzione più definita. Posso dirvi che io questa stagione l'ho ritenuta un po' altalenante, perché ci sono state delle narrazioni che in alcune circostanze mi hanno attirato e in altri momenti un po' meno. Sicuramente la storyline di Geralt e Ciri mi ha preso di più rispetto a quella di un altro personaggio, perché un po' come si era fatto già nella prima stagione, inizialmente avremo due storyline, una con Geralt e Ciri e una con un altro personaggio. Ecco, quest'altro personaggio inizialmente soprattutto ha una storyline che interessa sì, ma noi siamo più curiosi, almeno io personalmente ero molto più curioso di scoprire quella di Geralt e Ciri, vedere Ciri andare a Kaer Morhen con Geralt, vedere appunto come si approcciava con i Witcher, conoscere Vesemir, insomma, quella parte sicuramente mi intrigava di più. Viene introdotto un personaggio che non esiste nei videogiochi e nei romanzi, che soprattutto da metà stagione in poi ha un ruolo molto molto forte, però non mi è dispiaciuto. Sinceramente, volendo, ci poteva stare. Forse creare un personaggio ad hoc per la serie e renderlo così forte, non ero tanto d'accordo, però alla fine non l'ho disprezzato, ecco. Gli effetti speciali sono molto più belli da vedere, si vede che il successo della prima stagione ha garantito alla produzione di rendere i mostri molto più belli da vedere, ne abbiamo diversi, quasi in ogni episodio ne vediamo almeno uno e sono resi ottimamente. I personaggi sono sempre gli stessi, come vi dicevo, la caratterizzazione di Vesemir mi ha convinto, il personaggio che mi ha ancora deluso è quello di Triss. Ma non solo dal punto di vista estetico, perché diciamo che non c'entra niente con la controparte videoludica, per quanto riguarda i romanzi non vi so dire, ma soprattutto, innanzitutto, bisogna dire che qui cercano di dargli una parvenza di somiglianza perché improvvisamente diventa rossa, non si sa per quale arcano motivo.
Ma poi, ragazzi, l'inutilità di questo personaggio. Perché nella prima stagione, sul finale, quando proprio sta per dare il suo contributo, poi viene ferito in un modo molto, molto ingenuo, che mi ha lasciato di stucco. Triss, insieme a Yennefer, sono le maghe più importanti del ciclo di The Witcher e non capisco sinceramente com'è che l'abbiano resa così debole. Perché comunque in questa seconda stagione è più presente rispetto alla prima. Però mi ha abbastanza sconvolto come l'hanno resa dal punto di vista dei poteri magici. Quindi io questo penso sia un punto in meno. Chissà se in futuro decidono di rivoluzionarla, di riprenderla meglio, perché penso sia uno dei personaggi più deludenti di questa serie. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, ci sono delle evoluzioni molto importanti che riguardano Ciri, naturalmente. A un certo punto la serie carbura negli episodi finali. Cioè, quasi quasi gli episodi finali sono quelli più belli, perché entra più nel vivo, succedono diversi eventi molto importanti che sconvolgono le carte in tavola, finisce nella parte migliore questa seconda stagione, perché all'inizio mi era piaciuto, la parte centrale, mi dicevo con alti e bassi, però il finale veramente poi sale di livello. Quindi io continuerò a guardarla, naturalmente, perché sono molto curioso di scoprire come si evolveranno i rapporti tra i personaggi e la storia stessa, che ruolo avrà Ciri, che cosa succederà ai vari personaggi. Quindi io sicuramente la continuerò a guardare. È meglio della prima stagione? Non lo so, sapete? Forse sono sullo stesso livello, o forse leggermente inferiore, perché comunque la prima stagione aveva quella narrazione molto particolare, divisa in filoni che poi si ricongiungevano, quindi che poteva piacere o poteva far storcere il naso ad alcuni. Qui abbiamo naturalmente una narrazione che è un po' più classica, però anche qui abbiamo una narrazione altalenante. Quindi io vi posso dire che alla seconda stagione di The Witcher io do complessivamente un 7 e mezzo. Quindi fatemi sapere giù nei commenti la vostra, se vi è piaciuta o no questa seconda stagione, se vi è piaciuta di meno o di più rispetto alla prima. Io, sinceramente, dal punto di vista estetico, sapevamo che ci sarebbe stata una marcia in più per il successo che ha avuto la prima, ma a livello di narrazione era tutto da vedere. Io, alla fine di tutto, sono abbastanza soddisfatto. Vedremo cosa succederà in seguito. Detto ciò, io vi saluto e al mio prossimo video. Ciao!